Intesa, stai tranquilla. Shh. Oggi sono qui per aiutare Printesa, una gattina ricoverata in clinica, reduce da un intervento per calcoli. Questa gattina appartiene purtroppo a una famiglia indigente del mio paese. Sono persone veramente povere, ma anche con altri grossi problemi gravi. La proprietaria è affetta da tumore, sta facendo la chemioterapia. Loro hanno una veterinaria, una mia amica, che è persona molto sensibile. Ed è grazie a lei, se Printesa, ha potuto fare l'intervento. Purtroppo non ha potuto operarla lei stessa perché la sua clinica non possiede il radiologico e quindi ha dovuto raccomandare il ricovero in una clinica attrezzata. Purtroppo i costi della clinica sono elevati. E la famiglia non avrebbe mai e poi mai potuto affrontare la spesa, così la gattina sarebbe morta per i calcoli. Non so se sapete quanta sofferenza danno i calcoli ai gatti, devono essere operati di urgenza. Ora, il costo dell'intervento è di 550 euro. E la veterinaria che segue la gattina ha fatto da garante presso questa clinica, altrimenti la clinica non l'avrebbe operata e l'amicina a quest'ora sarebbe morta. Oggi siamo venuti con lei a prenderla e la porteremo dalla famiglia. Purtroppo la gattina è molto spaventata, non si lascia toccare, si lascia accarezzare solo dalla sua mamma umana, la sua mamma umana che purtroppo non può prendersene cura in tutte le situazioni perché appunto non può sopportare queste spese ingenti, non esiste, non è possibile. Quello che oggi io chiedo a tutti voi è di aiutare la famiglia a saldare il conto della clinica. La veterinaria mia amica ha fatto da garante, quindi se volete mi contattate in privato, io vi do l'IBAN della veterinaria e voi mandate un piccolo contributo, come volete, non è obbligatorio nulla. Non so se per voi questa è una causa degna, insomma, della vostra attenzione e del vostro intervento, non lo so. Però sappiate che se la gattina è viva è solo perché questa veterinaria ha fatto da garante, altrimenti non sarebbe mai stata operata e a quest'ora sarebbe morta tra atroci sofferenze. Invece adesso è viva, sta bene, noi adesso la prendiamo e la portiamo a casa della famiglia, la riportiamo a casa sua, non può rimanere in questa gabbia di ricovero. È molto 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 spaventata. Mi piacerebbe tanto accarezzarla, ma lei non me lo permette, ci ho provato. Piccola amicina, Printesa, amore. Hai trovato degli angeli lungo la tua strada. Adesso mi raccomando, devi stare bene, assolutamente. Devi mangiare, ti devi riprendere e non ti devi ammalare mai più. Ciao piccolina. Ciao amore. Torniamo a casa, andiamo dalla tua mamma. Ciao!